quella che mi piace di più? Stare con i ragazzi. Io alleno l'Accademia Inter, che è un centro di formazione a Milano, non so se la conoscete, a livello dilettantistico. Quindi voi di che anno siete? 2000? C'è anche 6, io alleno 2007, 8, vabbè, comunque sono quelle annate che è bello essere qui a parlare con voi, raccontare la mia storia, quindi felice. Poi vedo gente che qui ha coraggio, che si presenta con la maglia della Juventus e fa bene. No, ma io ragazzi, tanto i juventini sono talmente tanti che ce li abbiamo anche in famiglia, quindi tranquilli, io ho il suocero juventino e quindi ha cercato di infiltrarsi anche con i miei figli, ma non ci è riuscito. Quindi davvero ragazzi, perché vabbè, voi sicuramente mi conoscete per quello che faccio in televisione con Sky, che racconto lo sport e lo faccio ancora con tanta passione e mi piace, insomma, raccontare e parlare di calcio. Questo signore qui, Samuele Robbioni, è diventato un mio carissimo amico. Perché parto da lui? Perché io ho smesso di giocare, ragazzi, nel 99, sono passati 24 anni. E in questi 24 anni, oggi mi vedete qui a parlare con voi, parlo in televisione, vado in giro a presentare il libro, vado nelle aziende, in università a parlare di formazione, perché la metafora dello sport poi funziona anche a livello aziendale. Ma quando giocavo ero timido, parlavo poco. Per me essere capitano voleva essere un esempio positivo per i ragazzi, ma non ero uno che parlava tantissimo. Quindi quando ho smesso di giocare, che sono andato in televisione, in tanti mi hanno chiesto di scrivere un libro, ma io ho detto, ma se vogliono sapere di Beppe Bergoli basta che vanno su Google e trovano tutto, non mi interessava raccontare quello, finché non incontro lui, che io allenavo il settore giovanile del Como, l'ultimo anno con i professionisti, ho allenato l'Atalanta, ho allenato il Monza, cioè ragazzi che adesso sono in Serie A come Gagliardini, come Caldara, come Conti, li ho allenati a Bergamo, perché Bergamo è un settore giovanile importantissimo. Samuele mi presenta Andrea Vitali, uno dei più grandi, o il più grande romanziere italiano, e mi ha detto, Beppe, raccontiamo la tua storia che va da 0 a 18 anni, quando vinci il mondiale finisce. Quindi raccontiamo tutto quello che c'è dietro, che un ragazzo che parte da, tu volevi sapere delle origini, io sono di Settala. Settala è un paese nella bassa milanese, a 10-15 km da Milano, però dalla parte sud di Milano, quindi da qui proprio dalla parte opposta.